Allora, buongiorno a tutte, ben arrivate. Io sono Catiuscia e lui è Paolo, siamo moglie e marito e insieme abbiamo portato avanti un progetto che questa mattina avremmo il piacere di raccontarvi. Ci occupiamo di nidi familiari, quindi Tagesmutter, il termine esatto forse, insomma così comunque nasce. Adesso Paolo nello specifico vi spiegherà i vari termini con il quale viene poi denominato questo servizio. Io vi racconterò la mia esperienza, quindi come da mamma, da moglie, da donna sono riuscita a conciliare quindi la mia vita familiare e lavorativa e dar il via a questo progetto che insomma portiamo avanti oramai da 10 anni e credo un'ottima alternativa, una valida alternativa sia lavorativa per noi donne che come mamme anche per quanto riguarda le alternative agli asili nidi tradizionali. Lascio la parola a Paolo e a tra poco. Funziona il microfono. Ok, buongiorno, io appunto sono Paolo, il marito, e innanzitutto vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio ancora l'organizzazione di questo tavolo di lavori che è molto interessante. Il titolo è quantomeno azzeccato, perché mai come in questo periodo è fondamentale trovare nuovi assetti, nuovi bilanciamenti per coniugare la vita lavorativa con quella familiare che tutti i giorni dobbiamo vivere. E, brevissimamente, per darvi anche dei riferimenti, sicuramente leggendo i giornali, notizie e quant'altro, questi sono i termini con i quali generalmente potreste trovare definita la stessa identica attività che è gestione o gestrice di nido familiare, Tagesmutter, che è un termine tedesco che significa appunto mamma di giorno, quindi colei che prende cura ai bambini degli altri durante il giorno in sostituzione della mamma, educatrice familiare o educatrice domiciliare, specie è un termine che viene usato spesso nelle regioni che hanno inteso normare questa attività tra i servizi educativi e quindi focalizzano e enfatizzano il termine educatore, che può essere appunto di carattere familiare o carattere domiciliare perché è espresso all'interno della propria casa, assistente materna, quindi colei che assiste la mamma nel suo ruolo di maternità, mamma accogliente, quindi mamma che accoglie bambini anche degli altri, poi la struttura stessa può appunto prendere denominazioni differenti, che nido domiciliare, nido famiglia, nido familiare, nido condominiale, perché nelle grandi città dove sono i palazzi un condominio tranquillamente può contare 300-400 famiglie e un nido nel condominio già è di supporto per tutto il condominio, o piccolo gruppo educativo, che è un termine caro sia in Emilia che nelle Marche, che appunto sta a evidenziare come alla fine anche un gruppo di 3, 4, 5 bambini si possa configurare come un gruppo educativo. Questi termini, quindi, quando voi li ritroverete, sia per chi opererà qui direttamente in Puglia, sia chi magari per motivi familiari, come adesso capita sovente, deve magari spostare in un'altra regione e quant'altro, è importante che e quando magari andrà nel proprio comune per chiedere informazioni e quant'altro, può tenere in considerazione che non è basta dire Tagesmutter, nido famiglia, magari semplicemente perché si chiama mamma accogliente e l'ente locale non vi sa dare una risposta giusta. Queste poi le vediamo più tardi. Allora, tanto per parlare sempre brevissimamente dell'attività, chi è che può attivare la nido famiglia? Quindi esattamente è una domanda abbastanza tradizionale, nel senso è principale che innanzitutto il nido famiglia può essere attivato da chiunque, famiglie in senso più assoluto, quindi famiglie monoparentali, solo la mamma, mamma e papà, mamma, papà e figli, mamma e papà senza figli, cioè mamma, marito e moglie senza figli, perché comunque è un principio di famiglia e autoaiuto tra famiglie. Il principio della famiglia è comunque un'unità base che oggi come oggi, con le famiglie sempre, in assetti sempre più atipici, separazioni, divorzi e quant'altro, insomma non è che è una sola filosofia di famiglia, che poi possono decidere, perché poi dal punto di vista fiscale, amministrativo, assicurativo comunque ci sono degli oneri da rispettare, e l'assetto del quale il nido famiglia ricasca è quello delle associazioni, delle attività non profit. Per la normativa fiscale italiana all'interno del no profit rientrano le associazioni e le cooperative, quindi possono quindi le persone che decidono di aprire un nido famiglia organizzarsi di solito o in associazioni o in cooperative. Alcune educatrici decidono invece magari di aprire, hanno
o in alcune regioni viene anche suggerito di aprire una partita IVA individuale come educatrice, come libera professionista, non è sbagliato in termini assoluti, è dal punto di vista fiscale parecchio oneroso come scelta, perché non è che tu fai il docente universitario per cui sai, vieni pagato 90 euro l'ora, 100 euro l'ora, 110 euro l'ora, quando hai fatto 8 ore al giorno è giustificata una partita IVA perché fatturi 30, 40, 50 mila euro all'anno. Con il nido famiglia, se uno va bene, ma se riesce a fatturare 1000, 2000 euro al mese, già non si può neanche lamentare, significa che tu comunque giri intorno sotto sicuramente i 15-20 mila euro all'anno e con questi numeri una partita IVA di tipo commerciale che richiede obblighi, camere di commercio, anticipi IRPEF e quant'altro rischiano, soprattutto se aperti magari grazie ad alcune agevolazioni riservate alle giovani donne e quant'altro rischiano quando finiscono le agevolazioni di essere veramente molto onerose, quindi uno magari i primi 3 anni con le agevolazioni si trova bene, dal 4° anno in poi si trova in una situazione fallimentare dal punto di vista economico. Sempre il panorama un po' vasto, lo vedremo nello specifico, comunque possono aprirlo anche delle educatrici, a questo punto le educatrici l'ho sottolineato come ruolo perché l'educatrice è colei che educa e quindi non ha più bisogno della famiglia, nel senso una educatrice da sola potrebbe aprire all'interno di casa propria in forza del titolo di studio un servizio domiciliare, eppure famiglie che decidono di aprire la propria casa e far intervenire questa educatrice, per cui dice io ti lascio casa, non ho intenzione di portare avanti questa attività, però ovviamente casa è la mia, ci sto e quant'altro, però l'accudimento ai bambini viene delegato a terzi, quindi a un'educatrice che a questo punto ha il titolo di studio. Dove è altrettanto importante, dove lo posso attivare un nido famiglia? La risposta numero uno è che quella è il 99% in Italia è così, è in un'abitazione. In un'abitazione che può essere più o meno di residenza, l'importante è che sia un'abitazione che risponda a tutta la normativa civile e residenziale, con particolare riferimento agli impianti elettrico ed idraulico, previste per le abitazioni, metrature delle finestrature e quant'altro. Io lo sottolineo sempre, il fatto che la casa sia magari accatastata e sia magari stata magari anche condonata un qualche abuso e quant'altro non significa che comunque rispetti effettivamente tutti i requisiti della civile abitazione, perché no, alcuni comuni possono aver magari deciso di condonare magari un abuso edilizio di una casa che magari al tetto un pochino più basso, il solaio più basso di quello previsto dalla normativa, quindi la casa dal punto di vista fiscale è condonata, dal punto di vista tributario paga le tasse, ma dal punto di vista delle metrature non rispetta i requisiti della civile abitazione, quindi in queste caratteristiche di case non si può aprire il nido famiglia. Se io un balcone lo prendo e lo chiudo perché ci faccio una mia veranda, è vero che la veranda è amovibile e quant'altro, però io comunque ho interrotto la continuità del flusso d'aria diretto dall'esterno all'interno, le finestre non sono più finestre perché fuori ce n'è un'altra finestra che chiude tutto e quindi è cambiato l'equilibrio tra punti luce, metrature quadrate e quant'altro e quella casa forse, anche se l'abuso è stato condonato e quindi non è stata richiesta l'abbattimento dell'opera, però la casa non rispetta il requisito della civile abitazione, quindi purtroppo è capitato che alcune pratiche si sono dovute fermare perché quando abbiamo visto le planimetrie hanno perso insomma la caratteristica. Alcune normative per ora, che noi ad oggi solo la regione Emilia Romagna consente di aprire una struttura che però è un piccolo gruppo educativo, quindi leggermente diversa come poi vedremo rispetto al nido famiglia tradizionale, lo consente di aprire questo piccolo gruppo educativo anche in ambienti che non siano abitazioni civili. Però proprio perché è un'eccezione, perché comunque rientra nei servizi educativi, magari ne parleremo un pochino più avanti quando parleremo del nido famiglia. E in ultimo appunto c'è anche una parte a rispondenza al testo unico della sicurezza sul posto di lavoro, perché il nido familiare finché è conciliativo, finché io non guadagno niente, lo faccio a titolo volontario, non sono un lavoratore, ma se come adesso a molte anche delle nostre associate, ma non solo, insomma è diventato un lavoro vero e proprio, perché il fatto di essere in una struttura associativa non profit non significa lavorare gratis, significa che superate certe economie diventa un lavoro vero e proprio, in quel caso occorre anche dare un'occhiata a cosa dice il testo unico della sicurezza sul posto di lavoro rispetto all'adeguamento della casa e delle proprie abitudini all'interno della casa. Okay.
adesso la parte più divertente. Allora, il nido famiglia nasce appunto per conciliare vita familiare e lavorativa, no? Quindi insomma noi mamme per rientrare nel mondo del lavoro e ovviamente dopo aver partorito i nostri pargoletti, per molte di noi diventa difficile sia il reinserimento all'interno del, a volte questo io poi parlo anche come esperienza personale, quindi è quella che vi porterò questa mattina, l'inserimento all'interno del lavoro diventa difficile lì dove è stato poco compreso la nostra motivazione, la nostra assenza dal lavoro durante il periodo di maternità. Allora, io ho sempre lavorato all'interno di scuole comunque, quindi insomma sempre, mi sono sempre occupata di bambini, ho lavorato nello specifico con bambini disabili, questo insomma fino a sette anni fa, insomma fino a quando poi abbiamo deciso di portare avanti questo progetto, 10 anni, mamma mia. Sono mamma di 4 figlie e ho sempre quindi dovuto gestire nel miglior modo possibile l'accudimento delle mie figlie durante la mia assenza. La nascita dell'ultima figlia ha messo un pochino in discussione questa nostra gestione, perché io lavoravo per una cooperativa sociale all'interno di una scuola, appunto di una materna, come assistente per una bambina nello specifico disabile. Quando sono rientrata dopo la nascita di Emma, il mio ruolo comunque era stato cambiato, quindi io da assistente, questo non per, ve lo dico insomma nel senso che non voglio, come si dice, cioè il mio ruolo era stato cambiato, quindi da assistente disabile ero diventata collaboratrice scolastica, quindi la cooperativa sociale aveva deciso di non farmi più lavorare con Chiara, che era la bambina che io insomma ho seguito per i primi 2 anni, ma insomma come collaboratrice scolastica. Come capita spesso. Seguita la maternità, torni al lavoro, ma non torni con le mansioni che avevi prima. No. Ed in più ovviamente non nella scuola che mi era sempre, cioè io abitavo praticamente dietro scuola, quindi era comodo per me ed era la mia scuola, ma insomma in un posto abbastanza distante, quindi lì era dover rimettere di nuovo in discussione tutta la mia gestione familiare, portare poi Emma al nido. Il nido comunale ce n'è solo uno dove abitiamo noi, per cui la domanda non era stata presa, insomma tante dinamiche, e quindi l'asilo tradizionale, abbiamo soltanto una macchina per cui dovevamo anche inventarci qualcosa per cercare insomma di andare a lavoro entrambi senza spendere più di quanto guadagnavamo. Alla fine, ahimè, perché insomma per me è stato un duro colpo, abbiamo deciso di lui ha deciso per me, facciamo così, di dare le dimissioni in cooperativa e di iniziare questo progetto. Chiaramente a monte c'era già da parte mia la voglia comunque di portare avanti un progetto per conto mio, no? Io ci sono rimasta un po' male ovviamente, perché insomma dedichi la tua vita ad un'attività e poi ti ritrovi comunque trattata come, vabbè, al posto mio c'era un'altra persona, per cui io dovevo coprire la bidella che mancava quell'anno, sostanzialmente questo era. E vabbè, insomma, senza nulla togliere, ecco questo volevo dire, io non è un'offesa per carità, però è chiaro che insomma uno si sente un pochino anche... sì, assolutamente. Allora, chiaramente il progetto qual è stato? Il progetto fu quello di accogliere all'interno della nostra casa, senza però conoscere assolutamente l'attività del nido familiare, quindi 10 anni fa non si conosceva in Italia, non esisteva, ma esisteva al nord, a Bolzano, Trentino, quindi da noi non arrivava proprio non arrivò questo tipo di informazioni su questa attività, no? Quindi io, forte del fatto che comunque nel mio paese mi conoscevano e avevano stima di me, quindi questa fu forse la motivazione principale, decidemmo di accogliere all'interno della nostra casa un gruppo di bambini e chiamare questa attività spazio giochi. Sapevo anche che c'erano liste d'attesa all'interno per quanto riguarda l'inserimento nei nidi tradizionali, per cui vabbè, proviamo, do le dimissioni, il mio era un lavoro a tempo indeterminato, do le dimissioni e iniziamo questa avventura. È stato bellissimo perché abbiamo fatto pubblicità, quindi volantinaggio, però ecco, col fatto che comunque in un piccolo paese, anche come Molfetta, insomma, quindi dove ci si conosce, no? Più piccolo, È più piccolo, sì, più piccolo, è vero.
Beh, ci siamo ritrovati in 2 settimane la casa piena di bambini, avevamo 12 bambini all'interno della nostra casa, non ce l'aspettavamo, abbiamo dovuto un pochino anche modificare l'arredamento, modificare la nostra casa, perché chiaramente eravamo già 6 noi, con 4 figlie nostre, in più tutti questi bambini che insomma non eravamo pronti, avevamo dato il via a qualcosa che però non sapevamo ovviamente gestire al meglio. Cioè, la domanda fu ovviamente, ma stiamo a fare una cosa fatta bene, nel senso è legale, perché insomma 12 bambini dentro casa senza... insomma ci siamo comunque mossi, quindi burocraticamente siamo stati al comune di Fiumicino, non sapevano nulla, quindi loro mi hanno detto fate come vi pare, cioè qua non esiste nulla di quello che voi state facendo, questo però non significa che non possiate farlo, per cui insomma cercate di organizzarvi al meglio. Lui ovviamente è l'imprenditore di casa e quindi ha cercato in qualche modo di capire che tipo di attività potevamo offrire, no? Che giusto tipo di servizio. Per chiarezza, la regione Lazio fece la normativa nel 2001 e nel comune di Fiumicino non ne sapevano niente, perché è vero che era il 2006, ma la regione Lazio aveva normato nel 2001, la regione Lazio e il comune non sapeva niente. Sì, e quindi vabbè, insomma io mi informai un po' grazie ad internet, insomma che ci ha aiutato, a me mi ha aiutato tantissimo riguardo questo lavoro, e contattai la cooperativa che si trova in Trentino, adesso non ricordo, il Sorriso credo si chiami, vero, il Sorriso, e entrai in contatto con loro, quindi mandai loro qualche mail, loro carinissime, veramente insomma iniziò questa collaborazione, no? Mi mandarono un libro che ancora ho, tutto sottolineato, perché poi da lì ho preso tutto quello che noi facciamo adesso, io ho veramente insomma tanto preso da questo libro, ed è il libro si intitola Professione Tagesmutter, ed ovviamente nello specifico è scritto tutto, quindi come deve essere la casa, quali devono essere i criteri, no? per gestire un nido famiglia, un gruppo di bambini, un piccolo gruppo educativo all'interno di una casa, non è facile, assolutamente non è facile. E vabbè, insomma, detto questo abbiamo dato il via, al nido famiglia Scarabocchiando. Scarabocchiando è un nome... Durante la gravidanza, la prima ecografia di Emma, che era piccola, ci è venuto fuori Scarabocchio, da lì quando dovevamo dare un nome a questa associazione abbiamo deciso Scarabocchiando, e quindi è veramente, perlomeno per quanto mi riguarda, qua nel cuore, perché è veramente una parte della nostra vita. Abbiamo dato il via quindi a questo bellissimo progetto. E quindi insomma io, qual era la mia vita quotidiana, qual era la mia giornata all'interno del nido? Chiaramente modificare la nostra casa, quindi non avevamo più una casa, poi chiaramente poi con le esperienze di questi anni abbiamo capito che non serve trasformare casa, ma bisogna lasciarla, anzi esattamente così com'è. Noi invece non avevamo più un salone, quindi il nostro salone era lo spazio giochi dei bambini, c'era il tavolo, non c'avevamo un divano, cioè ci siamo resi conto, abbiamo invitato dei nostri parenti a cena e stavamo seduti per terra, qualcosa che non... La nostra camera da letto, avevamo comprato un letto di quelli a ribalta, per cui la mattina io mi sbrigavo alle 7 a sistemare tutto, tiravo sul letto, mettevo i tavolini, insomma la trasformavo in una piccola scuola. Io non so adesso la vostra intenzione, se mai sarà quella di aprire un nido famiglia, non fatelo mai, cioè non trasformate mai la vostra casa in un nido. Quindi il primo periodo fu veramente di rodaggio, si dice, insomma di cercare di capire come gestire al meglio anche per me, quindi ovviamente per i bambini io facevo già tutto il possibile affinché loro stessero bene, però io non riuscivo ad ingranare, nel senso che la mia motivazione iniziale stava perdendo colpi, perché chiaramente mi ritrovavo tutto il giorno all'interno della mia casa, quindi prima a sistemarla la mattina, poi a gestire il nido, tutto, quindi da come collaboratrice scolastica passavo ad educatrice, poi a direttrice, perché dovevo avere a che fare con i genitori, poi di nuovo rimetti a posto, facevo la cuoca perché ovviamente mi occupavo anche della cucina, insomma arrivavo la sera che ero stremata. Dopo un paio di mesi a lui ho detto io non gliela faccio più, quindi ovviamente anche i sensi di colpa, anche la oddio ho perso un lavoro, io non voglio fare questo, stavo meglio prima, no? Quindi insomma 2000 dubbi, veramente è stato un periodo veramente stressante.
Quindi, siccome il progetto ovviamente è sano, perché quello che noi volevamo fare era coniugare la nostra vita familiare con quella lavorativa, quindi avere all'interno del nostro nido famiglia Emma, le altre erano grandi, quindi sono grandi, insomma due erano grandi, Michela andava alle elementari, per cui insomma era tutto più facile, alla materna però. Insomma, quindi il progetto era sano, ma c'era qualcosa che non funzionava. E da lì chiaramente l'unica cosa che io potevo fare era confrontarmi con qualcuno che potesse aiutarmi. E abbiamo chiamato un mio amico psicologo che lavora al Bambin Gesù di Palidoro, insomma, vabbè, una mia amica maestra, quindi maestra di una delle mie figlie, chiedendo aiuto, quindi facendomi aiutare. Per cercare di capire come portare avanti questo progetto senza farlo morire così, perché insomma la soluzione ci doveva essere, e da lì insomma una supervisione con lo psicologo, un confronto quotidiano, quindi con Maria che era l'insegnante, che quindi diciamo che quasi tutti i giorni ci si confrontava sia per la programmazione sia per come gestire i genitori. Insomma, piano piano io sono riuscita a mettere su questo nido famiglia e a viverlo veramente con tutta la serenità del caso. Quindi quando ho passato il primo periodo, quindi dal primo periodo, qual era? No. Il primo periodo e la successiva evoluzione, tutto il resto ha funzionato benissimo, quindi veramente riuscivo a coniugare la mia vita familiare con quella lavorativa, quindi Emma è cresciuta all'interno di questo nido famiglia imparando a condividere la sua mamma e i propri spazi con altri bambini. Un episodio che io racconto sempre con troppa tenerezza: lei aveva la sua cameretta, quindi il pomeriggio io mettevo i bimbi a dormire nei propri lettini ed Emma prendeva il suo pupazzetto e se ne andava in cameretta sua. Questo l'ha fatto anche per un mese, insomma per un bel periodo all'inizio del nido. Un giorno lei è scesa e ha chiesto di voler dormire con gli altri bimbi. Da quel giorno Emma, durante l'orario di nido, era una bambina del nido, cioè faceva parte del nido, quindi si era integrata in maniera eccellente ed aveva anche deciso di prendere i propri giochi, che noi ovviamente avevamo avuto l'accortezza di mettere via, quindi insomma c'erano i giochi del nido, c'erano i giochi di Emma che non si toccavano, e lei invece ha deciso di portare giù i propri giochi e quindi lì ha condiviso tutto, quindi tutti i suoi spazi, dalla sua mamma, dal suo papà, perché lavoravamo insieme, lui mi dava una mano, a tutto quello che comunque faceva parte di lei, no? Quindi questo è stato per noi un enorme successo. E quindi anche la gratificazione sia personale che professionale, quindi l'assoluta serenità e la conferma di aver fatto la scelta giusta, ovviamente, e anche l'aspetto economico, no? Nel senso che poi sì, è vero, è tutto bello, questo è un lavoro che si fa, di base devi avere la passione, cioè ti deve piacere, cioè devi decidere che lavorare con i bambini deve essere per forza una tua passione, altrimenti dopo una settimana, ma neanche, molli, perché non lo puoi fare solo ed esclusivamente per soldi. Però è chiaro che l'aspetto economico ci deve essere, no? Quindi insomma, quindi anche economicamente parlando, diciamo che ero abbastanza gratificata, molto meglio di quando lavoravo per la cooperativa. In più era un lavoro comunque gestito da me personalmente, quindi avevo la piena autonomia di come gestirlo, no? Quindi insomma anche lì mi sentivo, avevo fatto un salto in alto, cioè un passo in più, nel senso che non dovevo più ascoltare e magari fare cose, lavorare in un modo che non era nella mia filosofia, lavoravo come io pensavo e credevo potesse essere giusto, e insomma... sempre supportata ovviamente sia da Stefano che da Maria, che mi hanno aiutato tantissimo. L'arricchimento della sfera sociale, perché io ho iniziato a conoscere tantissima gente, ho iniziato ad interagire in maniera anche diversa, no? Perché comunque il mio ruolo mi consentiva di interagire in maniera diversa da come da prima. Cioè, veramente a me ha cambiato tantissimo il mio modo di pormi anche con gli altri. Sono cresciuta tantissimo in questo senso, personalmente sono cresciuta tantissimo, sono cambiata tantissimo in meglio sicuramente. Quindi io sono sempre stata molto timida, no? Comunque asociale. E invece insomma bello, insomma mi ha aiutato tanto.
E poi vabbè, la rete di famiglie e quindi il lavoro condiviso in che cosa? All'interno del mio nido famiglia c'era una bimba, Elisa. La sua mamma, Luisa, un giorno ci chiede: ma se io volessi fare la stessa cosa che fate voi, che devo fare? Ecco. Non sapevamo, non avevamo mai pensato a poter rendere, a poter aiutare altre donne a fare la stessa cosa che facevamo noi. E lì ovviamente arriva Paolo arriva Paolo e ovviamente insomma si decide che poteva essere un progetto da condividere, insomma. Abbiamo aiutato Luisa ad aprire il suo nido famiglia. Luisa ancora ad oggi lavora con noi, quindi sono quasi 10 anni che ha il proprio nido famiglia, ed abbiamo dato il via a questa rete nazionale. Diciamo che in 10 anni è stato veramente, negli ultimi 4 anni forse c'è stata un'esplosione veramente, cioè il nido famiglia è arrivato, abbiamo nido famiglia in Lombardia, abbiamo nido famiglia in Piemonte, in Emilia Romagna, in Sicilia, non ce l'aspettavamo. Noi per in Sardegna siamo cresciuti nel frattempo, quindi abbiamo imparato tantissime cose da Luisa, che è stato il nostro primo nido famiglia. È chiaro che poi la cosa era allettante, no? Quindi io ho continuato a lavorare nel mio nido famiglia assolutamente, fino ad un certo punto però, perché poi quando abbiamo iniziato ad aprire un secondo, un terzo, un quarto nido famiglia, il mio compito era quello di verificare gli appartamenti, occuparmi della selezione, insomma ovviamente dietro c'era un lavoro che... Sì, insomma, dietro c'era un lavoro che non mi consentiva di rimanere all'interno del mio nido famiglia. Non potevo chiudere, perché ovviamente era un servizio, quindi non era possibile chiudere. Avevo quindi inserito altre persone nel mio nido famiglia, che però era anche la mia casa, e quindi non era fattibile. E quindi, insomma, vabbè, diciamo, abbiamo finito l'anno scolastico, siamo arrivati alla fine di luglio ed abbiamo, ahimè, chiuso il nido. A me mi è dispiaciuto tantissimo, perché... Vabbè, la soddisfazione che si ha con lavorare con i bambini non è assolutamente la stessa che con gli adulti. Vuoi perché io comunque forse ancora un po' di carattere mio ce l'ho, quindi insomma confrontarmi con i bambini è facile, è semplice, è bello, con gli adulti devi sempre dimostrare qualcosa, no? Quindi insomma questo è un mio piccolo sfogo personale, non c'entra niente col progetto. E quindi vabbè, abbiamo dato il via alla rete nazionale. La rete nazionale che cosa fa scarabocchiando per chi vuole ad oggi attivare un nido famiglia? Si occupa di tutto l'iter burocratico, si occupa di tutto il dietro le quinte, quindi c'è ovviamente una selezione che inizialmente noi facevamo con lo psicologo, con Stefano, che si occupava di fare un colloquio motivazionale con la mamma che voleva aprire il nido famiglia, che a parer mio però nascondere un lato brutto del nostro carattere possiamo farlo anche davanti a un psicologo, per cui non era quella un'ottima selezione. Scarabocchiando fa una selezione naturale. Noi siamo quello che siamo, cioè io e Paolo siamo esattamente così, quindi quando ci ritroviamo, e io tu quotidianamente ho colloqui con persone che aprono nidi di famiglia, per cui se la motivazione è solo ed esclusivamente economica, io queste persone non le vedo più, nel senso che dal primo colloquio che si ha con loro ci si capisce, e poi sono anche abbastanza... mi viene una parolaccia che non si può dire, però insomma cerco di demotivarle sicuramente. Quindi è una selezione naturale, chi fa parte di Scarabocchiando è perché veramente condivide questo progetto. Ovviamente tutta la famiglia deve far parte del progetto, comunque deve essere coinvolta non lavorativamente, ma o deve sapere insomma, ecco, che quello che succede all'interno della casa, perché ovviamente mettere a disposizione la propria casa è anche la privacy, no? Un pochino va... insomma ne risente. Questo è uno dei problemi che io ho sicuramente dovuto affrontare e superare con molta fatica. Sempre perché, non essendo una persona insomma abbastanza socievole, la mia casa è proprio il mio nido, tuttora la vivo così. Insomma, io quando entro dentro casa mi sento proprio finalmente, no, protetta, o comunque non devo più dimostrare niente a nessuno. Dai, diciamo che questo forse è il termine esatto. E quindi dovevo affrontarsi i genitori che invece tutte le mattine venivano dentro casa, e chi andava in bagno, chi apriva il frigorifero e mette il latte del bambino, insomma, comunque è abbastanza
tosta. Okay. Quindi ecco, la condivisione anche degli altri familiari è importante. C'è un tirocinio che noi facciamo fare, perché? Perché è vero che insomma, ecco, forse solo in Emilia Romagna ed in Piemonte è richiesto il titolo di studio. Per aprire un nido famiglia non è richiesto nessun titolo di studio. Lì dove c'è normativa, quindi in Lombardia c'è una normativa e non è richiesto titolo di studio, dove ancora una normativa non c'è ma in via di sperimentazione, come la Puglia, come la Regione Lazio, non è richiesto titolo di studio. Però noi facciamo fare un tirocinio di almeno 100 ore, quindi l'equivalente di un mese, all'interno di un nido famiglia. Tutto questo fa parte anche della selezione. Parecchie mamme durante il tirocinio hanno deciso che no, non poteva essere quello il lavoro della vita loro. Perfetto. E questo insomma fa parte dell'iter iniziale. Ci occupiamo di tutto quello che è la parte burocratica, quindi la richiesta della documentazione della casa, la parte pubblicitaria. Insomma, aiutiamo a 360 gradi veramente la mamma che vuole aprire un nido famiglia, di modo che insomma chi l'affrontare le questioni burocratiche, poi Paolo ve ne parlerà nello specifico, l'assicurazione, l'amministrazione fiscale, tutte quelle cose che se uno non conosce e non sa, ovviamente dice che devo fare io, vabbè, e ovviamente molla il progetto. Invece è un progetto sano, è un progetto sano, bello, e che vi ripeto insomma, coniugare vita familiare e lavorativa è il top, secondo me. Cioè si arriva poi ecco, a un consenso, e anche a proposito di quella che è la giornata di oggi, il tema di oggi, insomma, genitori equilibristi, ecco, si riesce in qualche modo a gestire almeno i primi 3 anni dei nostri bimbi. No, questo per me è fondamentale, cioè i primi 3 anni è accudimento, il bambino, ed ecco perché il nido famiglia è il massimo, secondo me, perché per quanto pedagogicamente parlando il bambino è veramente accudito nei suoi primi 3 anni. La differenza tra un nido famiglia e un asilo tradizionale è questa, nel senso che all'interno di un nido famiglia il bambino, anche l'inserimento, vive in maniera totalmente diversa. Perché? Perché è una casa, perché si instaura con la mamma un rapporto di fiducia, per cui insomma la gestrice del nido famiglia e la mamma del bambino entrano in sintonia, si instaura un rapporto che non è lo stesso che si instaura tra un'educatrice e ovviamente un genitore, no? C'è più distacco, c'è più freddezza, è diverso. Ovviamente, cioè, io ho lavorato anche all'interno di asili nido, per cui mi sono trovata benissimo, però ho notato questa differenza, insomma. Quindi oltre ad essere un progetto che non mi vengono... No, che comunque coinvolge vita familiare e lavorativa, anche a livello pedagogico, insomma, è un'ottima riuscita. Abbiamo visto che è insomma, un ottimo progetto. Diciamo che ecco, quello che noi facciamo sostanzialmente è questo, quindi aiutare chi apre un nido famiglia in tutta quella che è la parte burocratica, e poi ovviamente c'è un seguito, quindi non è che noi apriamo un nido famiglia, facciamo tutto quello che dobbiamo fare e poi la mamma lavora da sola, assolutamente no. Noi ci occupiamo sempre dell'assicurazione, ci occupiamo dell'amministrazione fiscale, facciamo tutti i mesi formazione, perché è vero che non serve un titolo di studio, ma la formazione è assolutamente indispensabile. Quindi noi tutti i mesi all'interno della nostra sede associativa nella Regione Lazio, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia e Romagna c'è formazione con psicologi, pedagogisti, nutrizionisti, puericultrici, cioè tutto quello che bisogna sapere per poter lavorare sempre meglio con i piccoli cuccioli. E credo che adesso parla lui, lascio la parola a Paolo, che vi racconterà veramente insomma tutto quello nello specifico, sia la parte burocratica sia la sicurezza della casa, quindi i piccoli dettagli che potrebbero essere invece grossi problemi, quindi insomma grazie. E diciamo che noi come esperienza, come vedete da questa slide, diciamo, abbiamo messo il fuoco su due parole che a nostro avviso sono comunque fondamentali per capire non solo un nido famiglia, ma proprio che cosa significa oggi, soprattutto in questo contesto di nuovi equilibri, affrontare alcune sfide insieme. Le parole sulle quali noi abbiamo messo il fuoco in particolare, proprio come famiglia, fin dall'inizio, sono la condivisione e la solidarietà. E ambedue parole sono spesso oggetto un po' di interpretazioni che talvolta non sono complete. La prima parola è la solidarietà. Solidarietà spesso viene confusa con fare beneficenza piuttosto che andare in Africa a fare del bene. No, solidarietà significa innanzitutto rendere qualcosa di solido. E spesso per rendere qualcosa di solido, come si fa quando si costruisce un muro, che si prendono tanti mattoni,
non se ne prende uno grosso, si prende tanti mattoni uno vicino all'altro e rendono la struttura solida. Allo stesso modo una rete, ad esempio quella di un ragno, quella del pescatore, sta insieme proprio perché ogni fulcro della rete tiene in tensione il successivo. Questo, diciamo, un po' l'idea di Scarabocchiando, che abbiamo messo a fuoco anche noi come famiglia quando nel 2007 Luisa decise, ci comunicò di voler aprire, di fare la stessa cosa che facevamo noi perché gli piaceva. Cioè, questa è stata per noi la sfida, nel senso che noi avevamo una cosa bella, un'esperienza bella in famiglia. Come la maggior parte delle nostre associate, Cariuscia compresa, fin dall'inizio era una persona che avrebbe voluto il sogno di aprire un proprio asilo nido. Perché poi dico che noi nel 75-80% delle nostre associate sono spesso educatrici, e se non lo sono lo sarebbero voluto diventare, e comunque avevano idea di aprire una struttura educativa propria. Quindi diciamo che questi elementi in comune, come diceva Cariuscia prima, la motivazione, sono fondamentali. E di queste tre di motivazioni di cui abbiamo parlato adesso, quindi la voglia di fare l'educatrice o di avere una struttura propria o la voglia di diventare educatrice, perché comunque magari gli studi che hai fatto in gioventù non erano riusciti a soddisfare questo desiderio, sono elementi fondamentali che nulla hanno a che fare con lo stipendio. Cioè, non abbiamo parlato di stipendio, però, cioè, nel senso, il concetto è che la motivazione nel fare un qualcosa, come lavorare con i bambini e tanto più nel nido famiglia, far sì che questi bambini ti vengano dentro casa tua, è una motivazione di essere molto forte, perché non ci stanno economie che possono compensare appunto un cambiamento totale del proprio stile di vita. E quindi solidarietà significa innanzitutto aprire costruire un nuovo assetto, e questo lo facciamo attraverso la condivisione. Quindi, paradossalmente, una struttura, la nostra famiglia è diventata più solida quando abbiamo aperto la nostra famiglia alle altre famiglie. Quindi è stato il momento in cui le altre famiglie, quindi proprio fisicamente, la mamma, il papà, il nonno, sono venuti a casa nostra, e il nonno suonava la fisarmonica, il papà ci ha spiegato alcune cose, lo psicologo e pedagogi, la maestra della Giorgia che poi ci faceva il programma pedagogico. Cioè, quindi significa innanzitutto accettare che questa attività non è il classico lavoro in cui io vado, faccio quel che devo fare, qualunque cosa essa sia, mi pagano lo stipendio, e quindi, come vedete, in questo contesto mancano, nel lavoro tradizionale manca sia il concetto di condivisione che il concetto di solidarietà. Cioè, tu fai una cosa, io te la pago, poi tu con i soldi che ti do ci fai quel che vuoi. Invece nelle associazioni di famiglie, come vediamo prima, ma anche nelle cooperative, perché su questi i caratteri sono comuni, i termini condivisione e solidarietà sono spesso, se non espliciti, sono impliciti nello statuto. Quindi comunque è chiaro che se uno decide di fare un'attività come la famiglia, deve avere o comunque prendere in considerazione e approfondire bene se dentro se stessi e se la propria famiglia è intenzionata a fare questo, perché è un'attività ben diversa. E è chiaro che, come dicevo prima, se molte di noi e molte delle nostre associate prima volevano aprire una struttura educativa tradizionale, ludoteca, spazio baby, piuttosto che asilo nido o micro nido, e poi hanno optato per un nido famiglia, non significa ripiegare, significa semplicemente che hanno valutato i pro e i contro delle varie cose. Sappiate che nei tradizionali, che anche noi all'epoca, Scarabocchiando è del 2006, quindi noi dal 2005, quindi già un anno precedente, avevamo cominciato, noi stavamo comunque nella provincia di Roma, quindi il comune, le province all'epoca facevano i riferimenti per le strutture tradizionali, avevamo preso in carico tutta la documentazione per aprire un asilo nido, perché lei già comunque era un po' che stava cercando di mettere a fuoco i suoi futuri sbocchi lavorativi, e il suo progetto inizialmente era qualcosa che avesse a che fare con i bambini non meglio definito, e ovviamente, a non sapere né leggere né scrivere, uno pensa a un asilo nido. Ok, l'asilo nido chiede investimenti pazzeschi. Oggi come oggi, anche l'ambiente, ecco, vi dico questo adesso, strutturalmente fatto bene come questo, dove siamo oggi nella riunione, non è facile prendere un posto come questo e rispettare la normativa degli asili nido.
che dovunque le abbiamo fatte le fattibilità, perché poi in questi anni abbiamo tirato su anche strutture parallele che sono dopo scuola, che sono centri estivi, abbiamo fatto fattibilità sugli asili nido, quindi poi nel merito siamo entrati in tanti dettagli, ma già nel 2005 innanzitutto servivano una montagna di soldi, ma al di là dei soldi che servono e dei requisiti che forse anche quando hai speso tutta questa montagna di soldi non so tutti quanti completamente portati avanti al centimetro, perché magari basta che tu c'hai un bagno un pochino più piccolo e anche se gli spazi sono sufficienti, magari con un servizio educativo a 18 bambini, causa bagni te lo autorizzano per 12. Cioè, quindi è facile in maniera proprio, oppure cambiano la normativa perché decidono che la ASL ha cambiato una virgola piuttosto che un'altra e tu ti ritrovi aver speso 50-60 mila euro quando sei fortunato, perché spesso si tratta proprio di prendere e costruire da zero. E noi abbiamo visto tante strutture che anche ex asili nido non riuscivano più a essere risistemati per dalle ceneri farne uno nuovo. No, cambia la normativa, tante cose, li prende e butta giù comunque. Quindi insomma c'è, innanzitutto ovviamente, appunto il nido famiglia è un servizio integrativo e innovativo, oggi come oggi, ormai da qualche anno, diciamo dal 2010, insomma c'è stato un passaggio di marcia anche come conoscenze, ma oggi se c'è questo affiancamento e se c'è questa novità che si inserisce, da una parte perché il nuovo ha dei contenuti differenti di vissuto educativi, ma dall'altra pure perché probabilmente quello che ha sempre funzionato adesso non funziona più, perché anche a livello imprenditoriale e anche a livello pubblico aprire un asilo nido costa una barca di soldi. Cioè qualsiasi ente privato... Anche mantenerlo. Cioè noi abbiamo le statistiche appunto sul costo di un bambino ospitato per un mese all'interno di un asilo nido pubblico, la quota oscilla tra i 1.200 e i 1.600 euro al mese. Di questa cifra una parte oggi viene chiesta anche sempre più alta ai genitori, quindi col fatto che l'ISEE oggi è sempre più tagliato verso fasce che sono praticamente di sopravvivenza, cioè per avere qualche beneficio devi dimostrare di guadagnare meno di 10.000 euro all'anno, ma se tu guadagni meno di 10.000 euro all'anno stai dormendo in una roulotte, perché è impossibile, no? Quindi come tu hai un reddito che è di sopravvivenza, non è che sei ricco, automaticamente cominci a pagare rette per gli asili nido che vanno dai 200, 300, 400 euro al mese, quindi sei stato preso all'asilo pubblico, ma paghi delle rette comunque importanti. Ma oltre a quello che tu paghi, che già ti sembra tanto, sappiate sempre che il comune ce ne mette almeno altri due terzi, almeno, cioè se il genitore ne paga 300, il comune ce ne mette almeno altri 600-700. Quindi comunque per un comune piccolo, medio piccolo, ma anche grandi, perché oggi fallisco, stanno fallendo in Italia, città come Alessandria, Palermo, cioè città grandi, stanno Ragusa, Modica, stanno veramente in un'amministrazione controllata, significa che tu c'hai dei rubinetti perennemente aperti, perché se tu hai aperto un asilo nido che ospita 20 bambini e il comune su ogni bambino ci mette 1000 euro, per aprire, semplicemente per tenere aperta quella struttura, il comune spende 20.000 euro al mese, su 10 mesi sono 200.000 euro, se c'hai 3 asili nido, si è parlato di milioni di euro all'anno, questo è pubblico. Ovviamente immaginate questo riversato su un privato, su una struttura privata che fate chiede, noi abbiamo fatto rifattibilità a Marino, quindi un comune alle porte di Roma, su Ai Castelli, veniva fuori che per rilevare un asilo nido dovevi chiedere alle famiglie una cosa come 700-800 euro al mese di retta, 700-800 euro al mese, cioè, ma che oggi chi se li può permettere queste cifre? Quindi è chiaro che se cambia la struttura, allora da una parte forse sarebbe il caso che qualche amministrazione pubblica cominciasse a rendere un po' meno severi i paletti di asili nido, però questa non è ovviamente competenza nostra e dell'incontro di oggi. Dall'altra si stanno affacciando sempre più questi servizi integrativi e innovativi di cui appunto i nidi famiglia, Spazio e Tagesmutter fanno parte. È chiaro che quindi il nido familiare parte dal presupposto che è una scelta che tante persone hanno fatto pur essendo professionalmente qualificate per lavorare in strutture educative e ben definite. Quindi significa che c'è una motivazione forte per una costruzione comune per far fronte a un qualche problema che viene affrontato e condiviso insieme. La condivisione del nido familiare, appunto, a differenza di una struttura tradizionale, prevede il fatto che il tuo spazio nel quale tu vivi lo devi condividere con gli altri. Questa è un'altra cosa che uno ce l'ha nel proprio DNA,
o poi se lo fa venire, oppure non può fare questa cosa. Sappiate che noi su questo, anche in altri contesti, no? Spesso la seconda domanda, oltre a chiedere posso aprire il nido famiglia pur non avendo il titolo di studio, e vi ripeto, 9 volte su 10 la risposta è sì, poi vedremo le regioni con le varie differenze. Dove lo posso aprire? In casa. La terza domanda è, ma casa mia non può, ma se lo faccio in un'altra casa? Certo lo puoi fare in un'altra casa, questo non è vietato perché è l'importante che sia casa, però innanzitutto a livello pedagogico parliamo di un'altra cosa, perché a casa tua, vuoi o non vuoi, sai che un bambino di 0-3 anni, lui sente molto più di noi, cioè noi ancora adesso, anzi più cresciamo e più ci facciamo condizionare da quello che vediamo con gli occhi. Il bambino spesso, quando è piccolo, con gli occhi neanche ci vede tanto bene, quindi annusa molto più di noi, ascolta i rumori, ascolta i battiti cardiaci, ascolta l'affetto, quindi sente e ha una percezione del mondo ben diversa dalla nostra adulta. E su questo un bambino non ce lo freghi. Cioè tu a voglia di che hai chiamato a casa di, ma poi tanto hai preso una casa che è appena tinteggiata, che non ci dorme nessuno, e quando l'apri alle 7 di mattina c'è sta gelo perché la devi ancora riscaldare, che è ben diverso. Quando tu ti sei svegliato a casa tua e ti portano un bambino alle 7:30 che ci stai, hai fatto colazione, i figli tuoi stanno andando a scuola, è proprio un'altra meccanica, è un'altra dinamica. Quindi al di là dell'aspetto economico che va sempre tenuto conto, perché se io apro il nido famiglia in casa mia e mi portano un bambino uno e sto bambino mi dà 200 euro al mese, ad esempio i 200 euro sono veri, ma se io ho aperto un nido famiglia in una casa X che non è mia, diciamo che c'è anche disponibilità gratuita, ma comunque perché me l'ha lasciata nonno, perché è di proprietà e quant'altro, però lì ci dovrò pagare la luce, che lì non avrei comunque pagato, ci dovrò pagare il gas, che comunque non avrei pagato. Comunque, se non è casa mia e ci dovrò aprire un asilo nido, ci dovrò un nido famiglia, ci dovrò mettere dei divani, sedie, che magari a casa mia già c'ho, quindi io non parto da zero come se stessi a casa mia, ma partirò da meno tanto, e non mi basterà un bambino, me ne servono 3, 4, 5 per tirare su un'attività che a quel punto, benché parliamo di imprenditoria sociale, bisogna sempre tenere conto che nel nido famiglia girano centinaia di euro, non migliaia, cioè non decine di migliaia, cioè il discorso è imprenditoria, allora l'imprenditoria sociale non è per forza di numeri piccoli, però nella fattispecie del nido famiglia sì, perché nel nido famiglia noi parliamo di pochi bambini all'interno di una civile abitazione. Le normative vanno da un minimo di 3 in Sardegna a un massimo di 8 in Campania e in Sicilia. Ma 8 bambini in Campania e in Sicilia, perché? Perché le rette in Campania e in Sicilia sono bassissime e quindi ovviamente è sempre una coperta corta, aumento i bambini perché tanto pagano poco. Dove i bambini, dove c'è un reddito generalmente più alto, le quote sono generalmente più alte, i bambini tendono ad essere un po' di meno, tranne in Sardegna che sono 3 e si paga poco, cioè, quindi in quel caso sono riusciti a ottenere il massimo. Però diciamo, questo è un pochino una coperta corta, quindi la parte economica di una struttura come il nido familiare è sempre una variabile da tenere conto, quindi è vero che si può fare una casa terza, però il nostro avviso, poi voi sapete, noi come scarabocchiando siamo i nidi famiglia, cioè il termine nido e famiglia non l'abbiamo scelti a caso tra i nomi che abbiamo visto prima, da Gesmutter, assistente materno e quant'altro, ma pure in quel caso di Cariuscio ci siamo orientati su un termine che più in maniera efficace descrivesse quello che per noi è il concetto di nido, inteso sia l'assonanza col termine asilo nido, ma soprattutto, come non so se si riesce a vedere dal logo, cioè comunque è un piccolo nido con una specie di rondine che, no, c'è i suoi esattamente, i pulcini, quindi diciamo il concetto è quello, cioè un nido in famiglia, in una famiglia, quindi una famiglia, e da lì torniamo al termine condivisione, in cui tutta la famiglia ha condiviso il progetto per famiglia, marito e figli eventuali, perché? Perché non si può pensare, anche se gli orari sono differenti, anche se io decido di aprire il nido dalle 8:30 che tutti i miei figli e il marito sta a scuola e alle 4 quando ancora devono tornare, però non ho risolto il problema, perché a casa mi sono accorto che io ho fatto qualcosa dentro casa durante l'attività e anche loro non c'erano, e deve essere condivisa, anche perché se è condivisa i primi pubblicitari, i primi sponsor saranno loro che ci daranno una mano, perché in conto è che tuo marito va in giro e dice guarda che mia moglie ha aperto il nido, ah, poi una bella iniziativa, ma se tu non sei portato tuo figlio portalo a casa mia, sono ben contento e quant'altro, ma lo dico perché cioè, i primi volantini ho portato io in giro, cioè, ma se la prima persona che deve creare il progetto deve essere tuo marito, o
racconta che dici no, non voglio sapere niente, casa mia è in delirio, io basta che mi vedo, fa quello che ti pare. È un atteggiamento un po' differente. Noi questo lo ravvisiamo anche nella fase dei colloqui, quando, quando noi ecco, vengono a chiedere informazioni e vengono con marito e figli, che magari infatti noi in associazione abbiamo sempre pennarelli, abbiamo tutti i muri scritti perché i bambini non si fermano un attimo, però è una direzione che è ben diversa quando viene la mamma da sola, che però non so, però perché, poi gli chiedi magari la planimetria, impianto elettrico, ma devo chiedere a mio marito, non so se ce l'hai, è tutta un'altra cosa, che quando vengono magari i mariti, giustamente, quel poco che fanno a casa, e la parte insomma è relativa spesso alla documentazione amministrativa, poi quindi è anche diversa anche come velocità di esecuzione, verifica documentale e quant'altro, quindi comunque ecco, diciamo che ho speso un attimo 2 minuti proprio su queste due parole, perché adesso poi entriamo nel merito dell'attività e quant'altro, però è importante capire che se non si cambia anche il modo di vedere il lavoro, è difficile poter pensare che nella propria vita ci sarà il nido famiglia, perché è proprio un'attività differente, intesa come un nuovo bilanciamento, un nuovo modo per poter riproporre la famiglia come strumento attivo, come strumento propulsivo per poter riassettare la propria attività. E noi abbiamo visto che la famiglia solo non è un ostacolo, ma è proprio qualcosa che ti può dare tanto, sia a livello di soddisfazioni, sia anche a livello nel piccolo economico. E, un'ultima cosa appunto che vedevo prima tra i pregi e l'esperienza del nido in casa, il fatto, l'aspetto economico che dovete valutare quando si fa un'attività, che va valutata quando si fa un'attività come il nido familiare, è quello delle mancate spese. Perché se voi state in casa ed aprite un nido famiglia, come vi dicevo prima, ed effettivamente, che ne so, i vicini, amici e parenti, vanno 2-3 bambini, e ogni bambino paga, che ne so, 200 euro, diciamo poco, 600 euro al mese. 600 euro al mese in casa significa che voi praticamente avete pagato tutta la vostra spesa che voi fate mensilmente, che spendereste comunque, perché adesso spendere meno di 100 euro a settimana per fare la spesa è praticamente impossibile. Quindi i bambini, le rette dei bambini vi aiutano effettivamente a risparmiare su dei costi che comunque avreste. La casa non la dovete spendere apposta, perché in casa ci abitereste comunque, quindi voi andate a massimizzare un qualcosa che spesso, se ci fate caso, e questa fu una delle prime riflessioni che facevamo tanti anni fa, quando tu c'hai casa e tutti vanno a lavorare, la casa resta vuota tutto il giorno. Però magari quella casa è il bene più costoso che tu c'hai. Cioè, noi spesso spendiamo una vita a spendere soldi per aria vuota. Perché vai a vedere, a casa ci torno, a casa la sera è 9, sto in coma, trovo il letto, metto a dormire perché poi la mattina di 6 mi suona la sveglia. Cioè, in tutto questo c'è proprio qualcosa di sbagliato. Poi è chiaro, oggi magari siamo qua, molfette dinamiche sono diverse, ma noi a Roma, se tu lavori, abiti alle porte di Roma e lavori a un centro, è uguale, perfetto, e lavori dall'altra parte di Roma, sì, e tu ti fai 1 ora e mezza di macchina per andare al lavoro. Magari qua, ecco, stai qua, devi lavorare a Bari, magari ci devi arrivare col treno, ecco là che ti sei fatto 1 ora e passa dei mezzi di trasporto, mangi fuori perché a pensare neanche di tornare a casa, e la sera ritorni tardi per ritornare. Magari ecco, c'hai dei figli che neanche vedi, perché è vero, magari c'hai i nonni che ti aiutano, c'hai i zii e quant'altro, però ciò non osta che tu sei stato fuori tutto il giorno, per sostanzialmente con lo stipendio ci paghi il mutuo, e tuo figlio lo incontri la sera che magari già dormi, tranne il sabato e la domenica. Ma questa è una dinamica sbagliata, cioè è il fatto che è sbagliata, però diciamo, il fatto che sia condivisa da tante persone, miliardi di persone, non significa che una cosa sia giusta, perché poi cioè, il fatto è sì, ma tanto il superamento anche a livello sociale, cioè è inutile, basta accendere la televisione, guardare il telegiornale e ci si accorge che adesso è un momento anche abbastanza esplosivo dal punto di vista sociale, no? Quindi significa che la società civile per come la conosciamo noi, nella quale siamo tutti cresciuti, non è che effettivamente faccia tutto giusto. La società che definiamo incivile, quindi africani, asiatici e quant'altro, non è che sia tutto sbagliato. Il momento di oggi mette in discussione alcune cose. E poi il valore più grande che abbiamo adesso per noi è la famiglia, quindi tutto quello che succede. Tutto quello che succede, la crisi, insomma, le guerre, tutto quello che veramente ultimamente ci colorano le nostre giornate, ci fanno rendere conto che il valore più grande che abbiamo è la nostra famiglia. Quindi io questa cosa l'ho riscontrata in moltissime famiglie, in moltissime persone.
Quindi è vero che insomma è sbagliato il tipo di approccio al lavoro, specialmente per noi donne, per noi mamme, però purtroppo la società questo poi comunque... Sì, però quindi, spesso nei momenti di crisi appunto adesso tanti uomini vivono purtroppo sulla propria pelle il licenziamento, il lavoro sempre più precario, e oggi lo scudo che ti porta avanti è avere una famiglia che ti vuole bene e tra la quale ti puoi rifugiare, ecco, e dalla quale puoi ripartire. Oggi tanti nidi di famiglia... Il marito sta dentro, cioè, quando io ho cominciato con lei, scarabocchiando a casa di Cagliuscio e Paolo, era una cosa tipica proprio, perché poi tante volte, e ancora oggi, se vedete la nostra rete, non so spesso i mariti, però è frequente come cosa, e per me pure era un gioco, però io nel 2005 quando abbiamo cominciato a ragionare queste cose, io facevo proprio tutto un altro mestiere, e io ho lasciato il mio mestiere a tranche, un pezzo nel 2010 e un pezzo nel 2013, serenamente, perché poi scarabocchiando diventa una realtà nella quale invece proietto volentieri e faccio anche anche diventata una sfida nuova, perché come vedremo più avanti poi le dinamiche sono cambiate anche con i di famiglia. Però è pure vero che oggi come oggi appunto il fatto di aver rimesso in discussione gli equilibri della famiglia significa che tante famiglie, Paola e Francesca, già, Francesca e Lorenzo, cioè tante Francesca e Iuri, cioè tante famiglie si reggono sui nidi famiglia, cioè famiglie che stanno con noi hanno la loro principale economia dal nido famiglia e il papà sta dentro al nido famiglia. Quindi significa che c'è qualcosa che sta cambiando, cioè fino a 10 anni fa pensare che il papà potesse anche solo cambiare un pannolino dentro casa è una cosa che non esisteva proprio, perché papà usciva la mattina e tornava la sera. Però io dico sempre a lei, no? Adesso quando io vado a prendere i bambini a scuola, ma siamo tutti papà, cioè la maggior parte siamo tutti papà. Questo che significa? Significa che molte mamme stanno da qualche parte a lavorare, se non stanno a casa, piuttosto già a fare qualcosa, e che i papà magari si devono arrangiare col proprio lavoro e dire io vado a prendere il figlio a scuola. Quindi, è diventata anche più piacevole, perché cioè, rispetto ecco, prima del nido famiglia, ecco, io ho sempre fatto comunque libero professionista, e Michela, che adesso ha 11 anni, quasi 12, e io la dovevo portare a scuola, all'asilo nido, dalle 9 alle 16.30. Piove nevica o tira vento, io quello era l'orario, quando in molte occasioni l'avrei potuta portare con più calma anche alle 10, perché io comunque magari avevo il primo appuntamento a mezzogiorno e qua la mattina decorre, non c'avevo nessuna necessità, soprattutto di svegliare una bambina di 2 anni alle 8, fare sbrigare tutto, e poi magari altre volte magari potevo andarla a prendere prima dalle 16.30, non si può fare, nel senso, i servizi tradizionali non si può fare, quello che vedevamo prima, no? Costa una barca di soldi il servizio tradizionale, sia alle famiglie che agli enti pubblici, però spesso non quadra il cerchio, perché tu magari hai un servizio che non è personalizzato sulle esigenze delle famiglie, è chiaro che il servizio tradizionale è un servizio standard, no? Quindi ovviamente deve rispondere a dei requisiti che sono diversi, ma rispondono anche a requisiti che erano perfettamente orientati su una società di qualche anno fa, quando la maggior parte di noi faceva servizi tradizionali, operavamo anche noi all'interno dei posti di lavoro tradizionali. Tutti, penso, qui presenti siamo cresciuti col mito del posto fisso, no? Quindi i genitori che avevano magari il posto fisso, privato o pubblico, però in generale dal lunedì al venerdì si lavorava, il sabato si lavorava massimo mezza giornata, se meno che non c'era il negozio, e la domenica si stava a casa. Oggi la domenica è tutto aperto, i centri commerciali sono aperti, stazioni, ospedali. Oggi la domenica diventa un giorno lavorativo che fa parte del turnover di qualsiasi turnista, lavora anche la domenica. E nei servizi tradizionali, anche uffici, negozi, call center, banche e quant'altro, viene sempre più chiesto orari atipici. Quindi tu non puoi dire che l'asilo nido che ti apre dalle 9, dalle 8 alle 16 effettivamente ti dia un ausilio perfetto, e questo ci si accorge presto, perché non appena il bambino cresce ti accorgi che già alle elementari ti devi cominciare a arrampicare, perché oggi alle elementari è dalle 8 e mezza all'1.20, ma chi è che può permettersi di lavorare 4 ore al giorno? All'1.20 via coi nonni, via coi mariti, via con qualcuno che questi bambini da qualche parte devi portare. Infatti anche noi come associazione vedremo che ci siamo poi trasformati, e che anche il nido famiglia in realtà, e questo lo vediamo alla fine, è anche un primo approccio per poter aprire la propria casa anche a bambini un pochino più grandi, in attività ovviamente integrative, dopo scuola, compiti a casa e quant'altro, perché oggi anche un po' perché welfare è totalmente inesistente,
tu neanche puoi portare tuo figlio in piscina 5 giorni a settimana perché non sai dove portarlo pomeriggio. Quindi, insomma, magari un paio di giorni lo porti in piscina, altri giorni dovrà fare i compiti. Oggi abbiamo dei figli, no? Amiche, amici, che vediamo questi figli che passano tra pianoforte, yoga, pugilato, piscina, perché? Perché non c'è nessuno a casa. Cioè, quindi magari trovi la persona che te le accompagna. E loro non sono contenti. No. Cioè, i bambini, di fatto tutte queste cose, loro vorrebbero stare a casa, comunque no, avere una vita tranquilla, però purtroppo questo è, nel senso che, come dice lui, o il dopo scuola, o i compiti, o piscina, pianoforte. Esatto. E la parte invece curiosa nel lavorare da soli, appunto, è quello, il fatto sempre del nido, rimanendo ovviamente nell'ambito del nido familiare, è quando tu nel nido volendo aprire un nido famiglia ti rivolgi appunto all'ente pubblico per chiedere informazioni, quindi l'attività dell'ente locale. L'ente locale è totalmente assente e spesso quando è presente in una maniera più distratta, diciamo che spesso non conosce la normativa, se la conosce ne ha sentito parlare, e quando invece veramente decide di impegnarsi fa dei regolamenti che non stanno né in cielo né in terra. Quindi, benché come l'ente pubblico in tutto questo contesto rappresenta oggi come oggi più un ostacolo che un attore che ci aiuta, lo vediamo adesso nell'analisi dei vari regolamenti e del loro ruolo, però è paradossale. Anche in questo caso, quello che è importante sottolineare qua in premessa è che l'ente pubblico non ha sempre ragione, che l'ente pubblico non va sempre seguito, purtroppo, e spesso e talvolta è anche giusto entrarci in conflitto, piuttosto che perlomeno diciamo un confronto, perché l'ente pubblico è un ente che viene pagato le nostre tasse e quant'altro, che sta in piedi in generale per aiutarci, quindi per rendere la vita del cittadino fruibile e valida. D'altra parte, se però l'ente locale non sa o ignora o fa finta di ignorare, è chiaro che a quel punto va meglio un pochino sensibilizzato a prendersi carico delle nostre iniziative. Nella fattispecie, nei nidi famiglia, il comune dovrebbe essere, l'ente locale in generale, dovrebbe essere proprio parte attiva per affiancarci in questo percorso. Dicevo prima, l'esempio della Regione Lazio è clamoroso, perché noi appunto nella Regione Lazio la legge regionale è del 2001, che intercetta la legge 285, che addirittura è del 1997, quindi oggi siamo nel 2015, stiamo parlando 20 anni fa, 20 anni, non so, proprio ieri, quindi la 285 del 97 disciplina e la 328 del 2000 disciplina dei servizi, ancora oggi fanno regolamenti regionali ispirati a queste due normative. Innanzitutto il 2000 ormai, cioè c'era il 2001, Odissea nello spazio, e quando eravamo piccoli noi sembrava chissà che futuro, siamo nel 2015, quindi passati 15 anni anche dal 2000, ma stiamo esattamente come altro che pensava Stanley Kubrick, siamo ancora in uno dei peggiori assetti possibili che l'Italia ha avuto. Però diciamo, ecco, la Regione Lazio, per citarne una, aveva fatto un regolamento nel 2001, aveva recepito a livello regionale la legge del 97, ma poi lì è rimasta, non ha fatto più niente, ancora oggi tutto fermo. Quando noi nel 2005-2006 chiedevamo informazioni, nessuno sapeva niente, però la legge regionale era sempre del 2001, quindi sarebbe bastato per l'ente pubblico andarla a leggere, come abbiamo fatto poi noi da soli. E nel 2007, 2008, 2009 la Regione Lazio ha speso una cosa come 6 milioni di euro per i nidi famiglia, eppure quelli sono stati solo spesi senza arrivare alla legge regionale, senza niente. Questo per dirvi un pochino che la Regione Lazio, da una parte, fa scuola per tanti costantemente ormai per quello che possono essere cattive notizie, cattive gestioni amministrative e contabili, ma dall'altra parte è anche uno specchietto abbastanza chiaro di come poi le cose vanno in generale in Italia, perché comunque la vera forza, diciamo, come associazione nostra è quella di essere sempre state famiglie private, cioè, nel senso, noi abbiamo fin dal primo giorno aperto il confronto con l'ente pubblico, ma mai in maniera così pedissequa ci siamo mai abituati a fare quello che ci hanno detto di fare, perché se no stavamo ancora con 15 bambini in casa aspettando una denuncia di qualche altro, dell'ASL, non lo so, perché quello non sanno niente, quindi magari ti fanno passare pure i guai. Cioè, quindi, come dire, anche dove c'è la normativa, alcuni comuni, cioè alcune regioni,
regioni, ecco, che dove una normativa per fortuna c'è, alcuni comuni non conoscono l'attività del nido familiare perché non c'è una, è comunque una, un'attività povera, se vogliamo, no? Nel senso che sì. Ok, è comunque un'attività povera, quindi un comune non incentiva l'apertura di un nido familiare perché ovviamente nulla ha poi da avere, quindi vabbè. Facciamo 5 minuti di pausa, ok. Okay.